So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior super... Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Fiorano Oggi TG. Il sindaco di Fiorano, Francesco Tosi, ha scritto una lettera all'eurodeputata Elisabetta Gualmini per congratularsi della sua nomina a presidente del Forum della Ceramica del Parlamento Europeo. Si tratta, si legge nella lettera scritta dal primo cittadino, di una grande opportunità per il nostro territorio e per il settore ceramico in generale, considerate sia la serietà con la quale hai dimostrato di affrontare il tuo impegno pubblico, sia per la tua vicinanza anche geografica a questo importante e strategico settore dell'economia emiliana e nazionale. Il valore di questa opportunità è rafforzato dalla delicatezza del momento attuale. Sono fiducioso che il nostro mondo ceramico troverà nella tua persona e nella tua funzione un interlocutore attento e tempestivo. Nel 2021 il comune di Fiorano ha gestito 1448 segnalazioni tramite il FEDEUR, il sistema di rilevazione dei fenomeni di degrado urbano. In particolare, oltre il 30% delle segnalazioni sono state raccolte tramite web o app per smartphone. I reclami dell'anno appena trascorso per il 50% hanno riguardato situazioni di degrado fisico-ambientale riscontrate sul territorio comunale. Circa il 45% dei reclami invece ha riguardato la viabilità ed il traffico. In particolare sono state segnalate buche nelle strade, mancanza o inefficienza di segnaletica verticale e orizzontale e marciapiedi dissestati. Questo fine settimana Africa nel cuore animerà il Pala AWF, la tenso struttura installata in piazza Ciro Menotti. Domenica dalle 15.30 alle 19.30 infatti Africa nel cuore proporrà una mostra mercato di costumi di carnevale, con il ricavato che sarà utilizzato per garantire cibo e medicinali agli studenti e ai poveri di Rumuruti. Accesso gratuito con Green Pass rafforzato. Domenica prossima poi il Pala AWF ospiterà un concerto di tango e il giorno seguente un torneo di pinnacolo di beneficenza. E ora passiamo allo sport. Il Fiorano Calcio si prepara alla ripartenza del campionato. La formazione di Mister Fava questa domenica sarà a Chiozza per una gara amichevole contro la Scandianese in vista della ripresa del campionato di promozione prevista per il 27 febbraio. E proprio sulla ripartenza del campionato abbiamo sentito il DS biancorosso Omar Ferrari. Omar, c'è un po' di speranza che tutto vada lentamente riprendendo. Avete ricominciato gli allenamenti, diciamo, intensivi come una volta quando c'erano i campionati, in vista di quella che potrebbe essere la ripresa definitiva dell'attività. Sì, che dovrebbe essere a fine febbraio, con la trasferta a Nonantola con la Pieve, che è la prima in classifica. Nel frattempo abbiamo cominciato gli allenamenti già dai primi di febbraio, faremo 4 allenamenti a settimana più un amichevole nelle prime 3 settimane, 3 allenamenti poi in vista, in ingresso appunto alla partita della ripartenza a Nonantola. Come si può giudicare un campionato come questo, che chiamarlo a singhiozzo sarebbe anche un eufemismo? Beh, condizionato, è un campionato, adesso falsato è una parola un po' grossa, comunque non dipende da noi, ma sicuramente condizionato, perché ovviamente col nuovo protocollo poi è arrivato quello che è l'obbligo del Green Pass per poter accedere alle strutture. Per noi è stato un vantaggio quest'anno, perché comunque questa società
il presidente ci aveva visto lungo comunque a metterlo come obbligo già l'anno scorso per i tesserati maggiorenni, quindi se non altro questo problema l'abbiamo risolto, non abbiamo tesserati che non abbiano il Green Pass, insomma sono tutti in regola, ecco. E qua oltre a fare gestione sportiva ultimamente si fa anche gestione sanitaria. Altra cosa, il percorso. Ecco, voi avete avuto un avvio abbastanza complicato, adesso state lentamente risalendo, anche se si tratta comunque di un campionato, sicuramente un campionato difficile. Sì, il campionato è molto difficile, noi continuiamo a rimanere una squadra messa insieme, nuova, come dire, perché poi alla fine l'anno scorso non si è giocato, quindi io ho dato il tempo a questa squadra di venire fuori. Sicuramente dal punto di vista del gruppo sono molto soddisfatto, quest'anno l'ho praticamente interamente confermata. Poi è chiaro che siamo ancora un po' altalenati come risultati, non siamo mai riusciti a mettere in fila, diciamo abbiamo messo in fila dei risultati positivi, ma non siamo mai riusciti a mettere in fila due vittorie consecutive, quindi questo ci ha portato comunque ad avere una classifica che insomma è un po' così, ecco, la si può vedere bene o male, è un campionato corto, quindi siamo a 4 punti sopra il play-out, quindi dobbiamo prima guardarci dietro, cercare una salvezza e magari cominciare a lavorare per il prossimo futuro, perché quest'altro anno dovremo cercare di fare uno step successivo in avanti. È possibile, avete qualche amichevole e quindi è possibile per la gente venire a vedere qualcosa prima del campionato? Sì, sì, certo, siamo di scena domenica a Chiozza contro la Scandianese, a Chiozza alle 15, e domenica prossima ospitiamo la FAL Galileo, qua di noi sempre alle 15, qua al Ferrari. Anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Buona serata e buon weekend!